penso a ta sfumante di una primavera assai lontana, quasi una chimera, a tutto ciò dall'alma il suo consenso. E m'apro allora ed esco dal mio guscio insieme al mio pensiero che si tace come quell'onde sugli scogli inerti. Mi basta sorraggiungere quell'uscio per ritrovare me stesso, la mia pace, staccata a me quegli aridi deserti. Ora, adesso dobbiamo ascoltare un po' Nino cosa ha da raccontarci. Io avevo alcune curiosità, alcune domande da porgli. Intanto vorrei iniziare da una provocazione, dato che è la prima raccolta di poesie in lingua italiana. Volevo sapere da Nino, è un abbandono, è un addio? Stiamo celebrando il tuo addio alla poesia siciliana, cosa ci racconti? Puoi cominciare a fare il cattivo, fino ad ora siamo molto bene. Buonasera a tutti, rispondo con molto volentieri. Rispondo volentieri alla provocazione di Pasquale Gianco. Stiamo celebrando una nuova fase di Nino Barone, una nuova fase poetica. Ogni, come dire, la vita è fatta di cicli, anche, come dire, la mia pseudo carriera poetica è stata scandita da alcuni, come dire, alcuni momenti, uno distinto dall'altro. E così come è nata per caso la poesia in siciliano, è nata per caso la poesia in italiano. E non è un abbandono della lingua siciliana, perché chi mi conosce e mi segue sa che contemporaneamente a produrre poesie in lingua italiana ho prodotto anche poesie in lingua siciliana. Quindi metto subito, come dire, ti metto a tacere subito questa tua curiosità, perché non posso mai e poi mai rinnegare